Dicendo degli oggetti sacri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e pace di Dio, Figlio e lo Spirito Santo, sia con tutti voi. Le parole di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Parola del Signore. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato perché ci aiutiamo l'uno all'altro in operosa concordia, benedici noi e l'opera delle nostre mani e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. Per Cristo nostro Signore. Dio che benedetto nei secoli benedica sempre dovunque perché tutti cooperi al vostro bene. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Adesso segue la preghiera di guarigione. Adesso allarghiamo, apriamo le nostre mani per aprire anche i nostri cuori al Signore. Signore ci dice: venite a me. Grazie, Signore, perché ci chiami di venire a te.
Eccoci, Signore. Tutti voi stanchi e oppressi, venite a me. Io vi darò ristoro. Signore, vi prego, donaci tua pace. Noi siamo stanchi e oppressi, preoccupati. Spesso siamo pieni di paura. Donaci tua pace. Gesù, tu ci insegni che è importante la fede. Perciò, Signore, accresci la nostra fede, risvegli la nostra fede. Credere a te. Noi spesso crediamo alle nostre, ai nostri pensieri, alle nostre paure. Accresci la nostra fede per credere a te, Gesù, affinché con tutto il cuore crediamo a te e alle parole non abbiate paure, credi. Signore, donaci questa fede. Per credere che tu ci ami. Tu non ci rifiuti. Credere che tu ci perdoni. Per credere che a te nulla è impossibile. Signore, donaci questa fede. Donaci questa fede, Signore. Signore, ti prego per questa fede. Gesù, io credo. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Chvála Kriste, chvála Kriste, chvála Kriste, chvála Kriste, chvála Kriste, chvála Kriste, chvála Kriste. Alleluia. 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 Gesù, guarisci il nostro cuore. Tua madre ci invita. Pregate per la guarigione del vostro cuore, per guardare Dio con cuore. Signore, guarisci i nostri cuori. Libera i nostri cuori. Perché in essi è una chiave per guardare bene. Noi spesso siamo ciechi. Non vediamo il positivo nel prossimo. Non vediamo le virtù nei membri della nostra famiglia. Vediamo solo sbagli, errori, difetti, debolezze. Ma non vediamo quello che è positivo. Signore, apri i nostri cuori, apri gli occhi dei nostri cuori. Spesso siamo scontenti, non perché abbiamo abbastanza per la vita, ma
perché noi vediamo solo quello che non abbiamo, quello che ci manca, e non vediamo quello che abbiamo. Signore, apri i nostri cuori. Gesù, grazie. Signore, grazie per tutto. Grazie per tutto, per tutte donne, per ogni fiore, per ogni persona, per i membri della mia famiglia, per tutte le persone. Signore, grazie. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Alleluia. Alleluia. Gesù, guarisci i nostri cuori. Spesso i nostri cuori sono feriti. Le ferite che altri hanno causato, noi portiamo. Sentimenti negativi sono in noi, la rabbia, l'invidia, gelosia, l'odio. Non sopportiamo certe persone. Signore, guarisci i nostri cuori. Qualche volta non riesco a perdonare a qualche persona. Signore, dammi amore. Che l'amore guarisca il mio cuore. Gesù, dammi l'amore verso la persona che non sopporto, dammi la persona che mi ha offeso, dammi l'amore affinché l'amore guarisca il mio cuore. Gesù, dammi amore. Gesù, dammi amore. Danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, shukran ya Yesu, shukran ya Yesu, shukran ya Yesu, shukran ya Yesu. Shukran ya Yesu. Alleluia. 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 Jesus, Signore, libera i nostri cuori. I nostri cuori spesso sono chiusi da certe cose. Sono imprigionato anch'io dalle cose. La vita non mi servono a tante cose. C'è qualcosa che è necessario per la vita. E questo va bene, ma spesso nel mio cuore entra in avidità e cerco le cose che non mi servono. E queste persone mi imprigionano, l'avidità mi
prigiona e chiedo sempre di più. Signore, libera il mio cuore. Siamo imprigionati dall'alcol, dalla droga, dai giochi d'azzardo, dalla pornografia. Siamo imprigionati, Signore, dai sentimenti negativi. Signore, siamo imprigionati e liberaci. Gesù, liberaci. Liberaci dalla schiavitù alla televisione, all'internet, al cellulare. Signore, liberaci. Liberaci così che le cose usiamo e non essere schiavi di essi. Siamo imprigionati, non abbiamo tempo per te, Gesù. Siamo imprigionati e non riusciamo a lasciare questo per prendere tempo per la preghiera, per la famiglia. Siamo imprigionati. Gesù, liberaci. Signore, tu ci inviti a prendere la nostra croce, accettare la croce. Donaci questa grazia di accettare noi stessi, di accettare la persona con quale viviamo, le persone con quale viviamo, di accettarli così come sono. Dacci questa grazia, tutto quello che è difficile, tutto quello che è un handicap noi, di accettare le sconfitte, malattia, di accettare tutto. Gesù, donaci questa grazia, che tutto questo possa trasformarsi attraverso l'accettazione, possa essere trasformato in noi. Signore, ti prego per tutti i malati al corpo e all'anima. Signore, donaci tua grazia, ti presentiamo malati, Signore. Signore, dona la salute al corpo e all'anima secondo tua volontà. Il Signore sia con voi. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Molemus sed acronis.